Ciao ragazzi, sono Red e bentornati da M-Tactical. Oggi facciamo una recensione che, come avete già potuto notare, sarà un po' diversa dal solito, perché andremo sì a recensire un prodotto da Soft Air, in particolare l'M29 Revolver Smith & Wesson con canna da 6 pollici e mezzo, una Python, la pistola più potente, ma lo faremo utilizzando i filtri di Instagram. Io ovviamente non saprò che filtri sono stati utilizzati, perché sarà il buon War dietro la videocamera a impostarli, e dal suo sorriso immagino che questo faccia molto ridere. Bando alle ciance, partiamo con questa incredibile recensione. Ovviamente prima sigla. Questa pistola è eccezionalmente potente e precisa, capace di farti saltare la testa con un solo colpo. Ed è la stessa che c'è in Dirty Harry con Clint Eastwood, uno dei più grandi attori del mondo. Io ho questo problema che devo guardarvi ma non so cosa stiate vedendo voi, e questo mi provoca vari problemi. La pistola è prodotta da Umarex e i materiali sono buoni ma non buonissimi. Mi spiego peggio. Tutto il corpo della pistola è in metallo, fatta ovviamente eccezione per l'impugnatura, che dovrebbe essere fatta in finto legno. Finto legno qui però è plastica. E, per quanto non sia terribile, avrei preferito fosse fatta un pochino meglio. Altri modelli della Umarex, sempre Revolver ovviamente, hanno delle impugnature gommate molto migliori. Fatta eccezione per questo, però, il resto è fatto veramente tanto bene. Sia la brunitura della replica, che è devastante e ha il solito livello di qualità a cui ormai siamo abituati, che gli scatti, i suoni e anche, ovviamente, i bossoli veri, che possiamo andare a estrarre, sono tutti in metallo a questo giro e sono veramente molto ficcanti. Per citare un vecchio video in cui c'era Rico, hai una classe eccezionale. Il posizionamento della pistola è a CO2, quindi spinge come una maledetta, e potrebbe essere necessario, per portarla a livello, utilizzare dei bossoli riduttivi che vadano a ridurre la potenza d'altro. Cosa hai messo? Dimmi che cosa hai messo. La bomboletta ovviamente la andiamo a trovare all'interno dell'impugnatura, quindi ci vuole una bomboletta da 12 grammi di CO2 normale, e possiamo andare a utilizzare una chiave a brugola sostanzialmente inserita all'interno della parte che si stacca, per andare a chiuderla e stringerla, che ci evita di dover girare con delle chiavi a brugole apposta. Per quanto riguarda invece lo scatto del grilletto, ve lo faccio proprio vedere, in modo tale che possiate... È pesantuccio, ma è un revolver, quindi che cosa vi state aspettando? Altra domanda che sicuramente avrete è... Sì, lo fa, è doppia azione, quindi anche senza andare ad armare il cane, la pistola va a sparare lo stesso. Umarex si è abituata a delle pistole estremamente realistiche. Anche su questa troviamo quindi tutti i loghi originali Smith & Wesson. Avrebbero potuto impegnarsi un po' di più e rimuovere altre piccole imperfezioni, però a livello generale la pistola è estremamente realistica. Troviamo i loghi Smith & Wesson sia qui che sulla impugnatura e ovviamente anche sulla canna, dove tra l'altro possiamo trovare anche scritto 44 Magnum. L'unica cosa che non mi fa impazzire e rovina un pochino il realismo della replica è che ci sia scritto letteralmente License Trademark of Smith & Wesson, quindi ti fa capire che i loghi ci sono ma sono su licenza, quindi non sono quelli di quella vera. E qui sotto troviamo la scritta che ovviamente spara pallini da 6 BB. È nascosta bene perché ovviamente non la troviamo sul lato della replica, però avrei preferito che venissero nascosti un pochino meglio in modo da non andare a rovinare un prodotto così ben fatto. Avete a disposizione 6 colpi, come nel modello originale, poi sarà necessario andare a ricaricare ogni singolo bossolo. Potete ovviamente andarli ad espellere, come si vede nei film, e potete acquistare altre cartucce da andare a inserire all'interno con i loro speed loader, che sono praticamente introvabili, ve lo dico per esperienza personale. Su il Dan Weston ASG dei tempi andati li davano, qui non li forniscono più. Ci siamo domandati se la pistola avesse un pop, e la risposta è no, non ce l'ha. Però ha una scatola incredibile e soprattutto ha altre due features di cui io non ho ancora parlato. La prima sono le tacche di mira, che sono fatte veramente molto bene, sia perché posso andare a regolare quella posteriore, che per il fatto che abbiano aggiunto una piccola parte rossa in quella frontale, che mi permette quindi di andare a individuare meglio e allinearmi facilmente, e l'altra è una questione di sicura e scarico del grilletto. Ho ovviamente una sicura che posso andare a impostare, e soprattutto posso andare a dearmare il cane in questo modo. Tengo premuto con il dito il cane e l'altro preme il grilletto e la vado ad accompagnare. E così posso scaricare il cane senza dover per forza sparare. Scaricare cosa? Il cane. Mm.
La sicura è lo stesso tasto che ci permette di andare ad aprire il tamburo, solo che al posto di spingerlo in avanti lo andiamo a spingere indietro. Così la pistola è insicura. Bang. Quindi cosa ne penso di una pistola da moderno cowboy? Volete saperlo? Lo so, ma prima War Rage. Ciao ragazzi, toccato anche a me, ma è giusto che sia così. War Rage di questa pistola. Non sono un amante del revolver, però il classicismo mi fa impazzire. Cos'ha che non va questo revolver? Beh, scricchiola ragazzi, sembra una Fiat. Scricchiola davvero tanto. Non si nota tanto se state giocando, ma se la tenete in mano e iniziate a fare forza sull'impugnatura, specialmente dove le due metà si uniscono, si sente che effettivamente scricchiola. Non costa tanto, costa meno di Dan Wesson in realtà, e quindi non si può fare l'identica realtà che sto per fare, ma la farò lo stesso perché ho War Rage, la dotazione in scatola. Come cazzo si fa ad usare sta pistola senza il carichino rapido per mettere dentro i bossoli? Uno ad uno va bene che ve lo assaporate, però dopo un po' che due cucchi una. Quindi, mamma mia! Marcello! This is how you hold the pistol! Sono stati molto attenti ai dettagli. Si notano poco, serve un occhio attento e un po' appassionato. Abbiamo il cane e la sicura che hanno un piccolo grip sopra, una piccola zigrinatura che è la medesima per entrambi i componenti, quindi c'è un richiamo della stessa trama. Ma la stessa cosa la troviamo anche sopra la canna e anche sopra il grilletto. Hanno esattamente la stessa trama per fare grip col dito. Sulla canna non serve assolutamente a nulla, che io sappia. Tutto sommato, un'ottima pistola, specialmente per il prezzo che costa. Sono contento che qualcuno abbia ripreso a cuore il revolver, perché effettivamente era un po' da niente che erano lasciati a se stessi. Vi auguro tutto e andiamo alle conclusioni finali. Sembri a sbulla in questo asbulla. No. Quindi cosa ne penso di questo revolver? Semplicemente è il più bello, ok? Se non volete andare sui modelli vecchi vecchi, quindi Peacemaker rispetto che uno Schofield o altri modelli, e non volete nemmeno prendere quelli super nuovi come il Rhino, che a mio avviso fanno abbastanza cacare, questo è il più bello, il più iconico e soprattutto tra quelli fatti meglio. Perché se togliamo Dan Wesson, che comunque ha delle altre criticità, i migliori prodotti sono quelli della Umarex. E questo in particolare, secondo me, è ben riuscito. Fatta eccezione per un'impugnatura, che se fosse stata in vero legno, avrei una protuberanza nelle metande in questo momento. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi questo sabato, vi auguro un fantastico weekend, ma prima di salutarci vi devo ricordare ovviamente che questa recensione è approssimativa, cioè tutto quello che diciamo è vero, ma è ovviamente girata in questo modo, quindi ha dei limiti, e che se volete scoprire un pochino di più e altri particolari su questa replica trovate linkato il prodotto in descrizione. Il prodotto sì, perché siamo da M Tactical Shop, quindi potete trovare anche il nostro sito e andare ad acquistare questo e altri incredibili prodotti da Softair, Outdoor, Military e Armavera, che potrebbero sicuramente interessarvi. Potrebbero sicuramente non funzionare, ma noi lo terremo lo stesso. Come al solito vi ricordo anche di venirci a seguire su Instagram, Facebook e TikTok, sono tutti linkati in descrizione perché potreste perdere di incredibili contenuti come questo. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi e come al solito, stay angry! Oggi recensiremo la... Thank you.